Inizia ora provvisoriamente il Due Compari più uno, trasmissione che va in onda tutti i lunedì dalle ore 22 su Radio Saiuz in www.radiosaiuz.it. E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di RadioSaiuz.it. Ritorniamo dopo la settimana scorsa, come ogni lunedì sera, in questa diretta di provvisoriamente Due Compari più uno. Ritorno anch'io dopo le fatiche, tra virgolette, del May, che ci hanno tenuto impegnati un po' tutti, ma io mi ero preso un lunedì di riposo dopo quel fine settimana veramente impegnativo, anche se divertente, e sai, ci diremo anche qualcosa l'arco della puntata. Ritorniamo in diretta io e Priscilla, coadiuvati, se così possiamo dire, da un malaticcio Sirius che, nonostante l'influenza, riesce comunque a tenere le redini e le fila di questa puntata, di questa trasmissione. Questa sera, come ogni lunedì sera ormai, abbiamo un ospite che questa sera ci racconterà che cosa suona, e veramente ci sarà da dire parecchio, perché ho ascoltato dei pezzi in settimana ed è veramente veramente interessante sapere anche che cosa appunto ci avrà da dire, che appunto cappeggia una band che questa sera si è data per dispersa, ma c'è solamente lui che però ci basta e ci avanza. Io passo la parola a Priscilla, che immagino vorrei anche tu salutare, se ti va, gli ascoltatori. Ciao Priscilla. Ciao a tutti, buonasera, qui su www.radiosaiuz.it. La scorsa puntata ero da sola e questa volta invece, per fortuna, c'è anche Luca e degli ospiti, anzi un ospite. E io saluterei intanto Saiuz, mi dispiace molto che non stia tanto bene, quindi fatevi sentire in chat, salutate il nostro caro Saiuz che ha bisogno dei vostri saluti, e anche Gianluchino, che non lo sentiamo da un po', anzi io perlomeno non lo sento da tantissimo, quindi niente. Gianluca, se ci sei batti un colpo, ricordiamo che Gian... Esatto, per motivi vari, personali, artistici e quant'altro, purtroppo è molto impegnato, quindi non abbiamo neanche avuto l'opportunità e l'occasione di vederlo né a Mantova, nell'evento che abbiamo fatto alla Zanzara, con l'associazione Bella Veste, per la giornata delle idee, e neanche purtroppo in questo fine settimana al MEI di Faenza, dove diciamo che ogni anno io, Gianni Saiuz, poi Priscilla si era aggregata anche l'anno scorso, avevamo fatto, insomma, ci siamo molto divertiti e ho vissuto questa esperienza di questo meeting, insomma, in maniera molto molto attiva. Quest'anno purtroppo per vari motivi non è potuto essere qui con noi, però diciamo che ritornerà alla base quanto prima, anche perché abbiamo, e lo facciamo anche in anticipazione, abbiamo voglia di fare anche altri eventi sulla piazza, sul territorio, come mai ci stiamo abituando a fare, è vero Priscilla? Quindi da questo punto di vista rinviteremo Gianluca per le prossime capatine sul posto. Detto questo, cara Prisci, io salutiamo, ecco, Saiuz, come dicevi anche tu prima, perché lo lasciamo in disparte tra virgolette, perché adesso è impegnata con tutta la regia, come ogni puntata e ogni diretta. Ciao Saiuz, tu come sei messo invece? Ma sono messo abbastanza male, insomma. L'influenza. Sai che quindi... la regola numero uno è sempre essere vitali e essere sono vitale, per l'amor del cielo, sono vitale, come farei a fare le trasmissioni, solo che la voce non è tanto per la quale questa sera. Ti è piaciuto come l'ho detta? Come okay. Lo dici tu, guarda. A proposito, dite che stiamo postando su Facebook i video girati al MEI, ok? Esattamente, bravo Saiuz, che l'hai ricordato, l'avremmo detto durante il corso della chiacchierata. Stiamo postando i video ogni giorno. Fai bella questa cosa che ti sei programmato. Ogni giorno Saiuz posta i video delle interviste che abbiamo fatto al MEI. Ricordiamo, su interviste non solo audio ma anche proprio video, quindi avete anche l'opportunità, la fortuna di vedere le nostre brutte facce. Io però, sai, di quelli che hai postato li ho visti tutti,
Devo dire che sono, come già sapevo, molto poco videogenico e fotogenico e non so che altro, perché veramente sono dovrei prendere qualche lezione da questo punto di vista da Gian, perché lui è molto più ferrato di me sulla postura eccetera, che ma Gian è un attore, quindi che lui è un attore, quindi d'altronde che ci vuoi fare. Detto questo, cara Priscilla, cosa facciamo? Questo ospite ormai sono 10 minuti che abbiamo iniziato, esatto. E non abbiamo detto, e come al solito non abbiamo detto nulla, e quindi cara Priscilla, ti lascio, come ormai sei abituata a fare, la parola per presentare, introdurre l'ospite di questa sera. Vai Priscilla. Allora, questa sera abbiamo l'onore di avere in trasmissione con noi uno dei membri di Io e Gomma Gommas. Intanto presentiamo appunto l'ospite, che è Giordano, giusto? Sì, giusto. Ciao, ciao a tutti. Ciao Giordano. Ciao. Giordano, innanzitutto dove sei in questo momento? Perché così sono ad Osimo. Osimo, Priscilla, sì. Volevo che lo dicessi Priscilla, perché so che stavi in geografia, ma invece l'hai anticipato. Tanto... Aspetta, ora chiediamo dove è Ancona Priscilla, vediamo se lo sa. Ancona, esatto, Ancona. Guarda, ti do un consiglio, ti do un suggerimento Priscilla. Come? No, forse hai detto, non mi è arrivata la voce, può darsi che ti abbia detto giusto. Se hai detto no. Marche, giusto. Forse nelle Marche, ma non sono sicuro. Vedi, non è così semplice, giusto okay. Però. È andata bene. Ora dicevamo Giordano, questa sera, come dicevamo anche nel fuori onda, sei da solo, nel senso che devi cappeggiare in qualche modo e fronteggiare, no, e rappresentare Io e Gomma Gommas. Tu chi sei dei Gomma Gommas? Intanto cosa suoni, quanti siete eccetera. Allora, noi siamo in quattro. Io suono la chitarra e sono uno dei tre cantanti, perché praticamente siamo due chitarre, basso e batteria, e i due chitarristi e il bassista cantiamo, quindi diciamo che facciamo sempre un cantato a tre voci di solito. È una novità che abbiamo introdotto da 4-5 anni, questa. Prima eravamo con una formazione un po' diversa, adesso insomma abbiamo deciso di fare questa cosa che dà un impatto anche diverso a livello proprio live. Sì. Insomma, il gruppo si chiama Io e Gomma Gommas, che è nato nel 2002. Ma chi sarebbe? Io chi sarebbe però? questa che me lo sono chiesto sempre questi giorni. Allora, questa è una domanda che hai posto male, perché dovresti dire chi è io, perché praticamente nasce... No, adesso penso, faccio gli scherzi. Allora, il gruppo è nato, dicevo, nel 2002 da varie esperienze con gruppi punk che abbiamo avuto in passato, e abbiamo deciso di fare questa cosa che poi insomma magari spiegheremo bene, e abbiamo preso lo spunto da un gruppo americano che si chiama Me First and the Gimme Gimmies. Allora noi abbiamo italianizzato il nome con Io e Gomma Gommas. Però ecco, ci piace dire che la domanda chi è io diventa una domanda esistenziale. Esatto. Ognuno si fa i nostri concerti, poi dopo che si è ubriacato insomma è anche più semplice rispondere. Sì, quindi... sì, secondo me sì. quindi Giordano, visto l'orario, consigliamo anche a chi ci sta ascoltando magari di iniziare a riempire i vocali, perché non sarebbe... perché entro la fine della trasmissione dovete sapere chi è io, ognuno deve sapere, esatto, da solo chi è io. Esatto, molto Nietzsche questa cosa. a parte detto questo, no, è bella questa cosa comunque. Voi non siete neanche ragazzini, per quello che ho avuto modo di capire, uno perché appunto mi accennavi che in questo momento in casa non sei da solo, ma ci sono anche dei bimbi, giusto? Esatto, siamo tutti impegnati con dei bimbi a casa, per quello che sono da solo qua adesso. Sono isolato dalla mia famiglia adesso, gli altri invece stanno a casa da soli in panciolle con le loro famiglie, e mi hanno lasciato a me l'onore di parlare con voi. No. Non ti stanno neanche ascoltando, scommetto. Ma non lo so, se ne stanno sbattendo altamente, no? Esatto, mi hanno detto registra, dai, dopo sentiamo. poi ti insultiamo, ok, perfetto. Esatto. No, comunque diciamo che siamo tra i 35 e i 45 anni. Ci abbiamo uno che purtroppo alza di brutto la media, e anche brutto, quindi andrà, lo nascondiamo. Andrà soppresso. Chi è, esatto, quello dei tre che non, dei quattro, scusa, è quello che non canta? No, è quello che canta, è il bassista, okay. È quello che canta, sì. Okay. E okay. Ci rovina sia la media che anche sia di età, insomma, che di bellezza, perché insomma abbassa parecchio la media, però purtroppo. Ma così poi le ragazze cosa fanno? Magari non guardano lui, guardano gli altri tre. Esatto, tanto uno l'avete fatto fuori.
Esatto, la strategia era quella, esatto. Io lì a livello di... Scusami Priscilla? No, ma dimmi. No, dice, perché voi a livello di serate ne fate parecchie, no? Come siete messi? Sì, suoniamo abbastanza, cioè abbiamo diverse zone che presidiamo da un po' di tempo, suoniamo molto in Umbria, nelle Marche, in Emilia Romagna e in Lombardia, perché ci è capitato in passato di fare dei concerti abbastanza grandi in queste zone qua, dopo alla fine, insomma, a parte le Marche che è la nostra regione, però anche nelle altre abbiamo visto, ripeto, ci è capitato di fare dei concerti grandi e poi da lì, insomma, è stato tutto un passaparola, perché comunque noi facciamo, insomma, un concerto che risulta essere abbastanza divertente e poco impegnativo dal punto di vista, prima parlavamo, no, di filosofia, ma non è sicuramente il nostro caso, a parte l'interrogativo del nome, insomma, però il resto è, diciamo, è divertimento puro. Perché Giordano, comunque non abbiamo ancora detto che genere musicale fate, esatto. Giusto? Sì, aspettavo infatti l'altro. Ma facciamo così, diciamo, andiamo con dei suggerimenti, no, Giordano? Innanzitutto, voi durante i concerti come vi presentate, con quale capigliatura? Perché ho visto delle foto. Sì, ultimamente ci presentiamo con una capigliatura a caschetto biondo. E esatto, diciamo, iniziamo che a caschetto... dare qualche nome. Esatto, chi è che ha il caschetto biondo in Italia? Esatto, scusate, Caterina che Caselli. No, pochino. Caterina Caselli, appunto, dico, escludendo lei, caro Sainz, rimane la Carrà, no? Quindi esatto. Mi verrebbe da dire, no? E quindi esatto, effettivamente, esatto, raccontaci un pochino, e poi magari mandiamo anche un brano che purtroppo, come dicevo nel fuori onda, Giordano, il brano che manderemo non è uno dei vostri, nel senso che voi appunto fate cover di questo artista che adesso ci racconterai, sì, o perché essendo coperto dalla licenza SIAE, noi per diciamo una mission del network, sì, abbiamo deciso al momento, poi in futuro chi può dirlo come cambieranno le cose, di non seguire questa impostazione, chiamiamo così, questa costrizione, anzi, cioè, la SIAE, non mandiamo appunto brani coperti da quella licenza, anche se sappiamo benissimo che talvolta ci priva un bel bacino di utenze di artisti. Nonostante tutto, ci ha dato la possibilità di conoscere altri artisti che magari utilizzano altre licenze, tipo Jamendo, sì, cioè Creative Commons, e poi insomma, chi lo sa che in un futuro che cosa verrà fuori, considerando sempre che la mission, tra virgolette, più importante, stasera mi piace questa parola, è quella di dare spazio e voce a tutto, a tutti, scusami, spazio e voce a tutti, mediante appunto i canali e le trasmissioni che sono presenti su radioscience.it, che non c'è solo quella ovviamente di lunedì sera, che è un pochino con le altre, così chiacchierate molto da bar, come vedrai Giordano, e appunto si parla di musica o comunque dell'arte in generale. Ci sono altre puntate che appunto vengono con altri argomenti che vengono trattati durante il corso della settimana. E come ti dicevo, noi cerchiamo sempre di dare lo spazio a tutti nel limite ovviamente del possibile. Giusto. Detto questo, diciamo anche a Saiz, magari sai, stasera è anche malata, quindi qualche passaggio può sfuggire. Saiz, loro fanno delle cover di un artista, di uno dei più grandi artisti italiani, probabilmente, e non è una battuta, perché effettivamente ridendo e scherzando è sulla scena da tantissimi anni. Dimmi pure, Giorgio. Certo. Allora, in questo momento abbiamo fatto l'ultimo disco che contiene 7 brani di Raffaella Carrà. Però diciamo che la nostra mission, uso la tua parola di stasera, è quella di prendere brani dagli anni 30 agli anni 60, 70 italiani e riarrangiarli in chiave punk rock. Quindi diciamo che questo ultimo disco è tutto riferito alla Carrà con 7 brani, però questo è il quarto disco che facciamo, e nei dischi precedenti invece non ci siamo mai concentrati su un artista solo, ma abbiamo fatto cover di tantissimi artisti italiani, da Celentano al Triolescano fino, insomma, tantissime cose, poi piano piano, insomma, vi racconterò. Comunque diciamo che noi ci è sempre piaciuto il genere punk, perché veniamo proprio da lì, anche come proprio background nostro personale. Poi però, insomma, quando ci siamo trovati a dover mettere su un gruppo, dopo che sono finite le nostre esperienze con gruppi in cui facevamo pezzi nostri, ci siamo trovati sotto queste musicassette dei nostri genitori, che c'erano queste bellissime canzoni degli anni 60, e allora abbiamo detto, vabbè, perché non cazzeggiamo un po' con quelle? Ci siamo messi lì, abbiamo fatto delle cover in versione punk e alla fine ci siamo divertiti come dei matti, e quindi sono 15 anni quasi ormai che andiamo avanti con questa storia. Insomma, ridendo e scherzando, mica poco. Esatto.
Hai capito, Priscilla, che abbiamo questa sera? Ricordiamo che questa sera abbiamo io e Gomma Gommas, grazie, appena l'abbiamo detto, ma l'avremmo magari detto appunto dopo il brano che stiamo per mandare. Intanto sai se lo vuoi preparare. E vi abbiamo conosciuto tramite appunto gli Art Lovers Promotion, mediante Doriana, tra l'altro vorrei anche salutarla, perché è stata quella con la quale abbiamo parlato sia io che Priscilla su via mail, via Facebook, eccetera, e che insomma ci ha messo in contatto, ha creato la sinergia per avervi a livello di band ospiti questa sera, e poter anche un pochino conoscere nel dettaglio che cosa fate e soprattutto dove volete arrivare, ma ci arriviamo. Certo. Detto questo, Priscilla, cosa dici? Mandiamo un brano per spezzare un attimo questa parte introduttiva, poi dopo entriamo un po' nel vivo della chiacchierata con Giordano, che insomma io ho tante cose da chiedergli sinceramente, quindi vai pure con la presentazione del brano. Allora, adesso ascolteremo Lily Wolf con Promises and Plans. Vai, Sayuz! Partito! Mamma mia! metti. E buonasera, bentornati su www.radiosayuz.it. Siamo in diretta sotto le 22:20. Do un minutino i nostri contatti per chi appunto si fosse appena connesso. Ricordo innanzitutto che potete scaricare la nostra app gratuita per Android e iOS, o iOS, non so come si pronuncia, non ho ancora imparato. E info chiocciola radiosayuz.it, oppure Luca @sayuz.com e Priscilla @sayuz.com. ho detto bene? Stasera abbiamo qui con noi ospiti gli Io e Gomma Gommas, a fare appunto da rappresentante del gruppo Giordano. E il rappresentante, direi. Esatto. Hanno scelto malissimo proprio. Del fatto che è uscito il vostro nuovo EP, giusto? A luglio. Esatto. Sì.
vuoi parlarci un po' di questo disco, di, insomma, per, visto che avete ripreso anche delle canzoni abbastanza famose di Raffaella Carrà? E soprattutto, sì, sì, anche perché, soprattutto anche perché viene anche da un'esperienza ormai direi più che consolidata, no? Ho visto, sì, che esatto, il quarto disco in cui appunto vi cimentate in, diciamo, in queste riedizioni, se vogliamo, riproposizioni di canzoni famose, storiche, appunto italiane in chiave punk, e quindi diciamo che il quarto disco forse era anche un po' il disco della verità, se vogliamo, non sbaglio. Ci abbiamo provato, no? Diciamo che, come dicevo prima, finora abbiamo fatto sempre dischi misti di altri artisti, insomma, con canzoni non di un artista singolo. Questa volta invece ci è venuta questa idea malsana di paragonare la Carrà ai Ramones. È una cosa che forse i fan della... cioè, noi siamo fan dei Ramones della prima ora, diciamo, però diciamo che forse i fan ci possono anche odiare perché abbiamo fatto questo parallelismo, che gli anni erano quelli, era la fine degli anni 70, qua c'era un caschetto biondo e là c'erano dei caschetti mori e le canzoni erano leggermente diverse. Allora abbiamo detto, chissà come viene se facciamo la Carrà in stile Ramones, e a quel punto da lì è partita la carrellata, insomma, di tutto, cioè ci siamo presi le parrucche bionde, insomma, poi noi abbiamo la barba nera, capito, proprio una roba brutta da vedere, però abbiamo fatto questa cosa, poi l'abbiamo registrata in maniera abbastanza casereccia, mentre i dischi prima siamo andati anche a collaborare con dei produttori americani, insomma, cioè, ci siamo tolti le nostre soddisfazioni. Questo qua, complice il fatto che ci abbiamo tutti una famiglia, quindi non ci abbiamo più così tanto tempo da passare in studio, abbiamo fatto questa prova di questo EP di 7 brani e abbiamo deciso di dedicarlo solo alla Carrà e, insomma, di dare un po' una svolta un po' più goliardica, nonostante anche prima fossimo abbastanza sullo stile allegro, e di fare questa cosa. Adesso anche i nostri concerti, come dicevate prima, cominciano con noi che entriamo sul palco con le parrucche, insomma, con le parrucche e con l'abbigliamento però dei Ramones, quindi con chiodo, jeans stretti e Converse, quindi sì, sì, effettivamente una cosa che stavo dicendo, avevo accennato prima, era appunto queste parrucche bionde che appunto siamo a modo di vedere in uno dei vostri, cioè in alcuni, anzi, i vostri video, e che è veramente pazzesco. E infatti da qui poi volevo anche collegarmi per capire chi aveva fatto quel video, che sembra anche, cioè, ben fatto, no? Al di là di tutto, cioè al di là dei soggetti, no, scherzi, era difficile farli venire bene, vero? No, però nonostante tutto, no, è veramente un bel video quelli che ho visto, no? Dicevo prima, insomma, che sicuramente noi facciamo tutto questo per divertimento e quella è la base di tutto. Chi ci ha visto in concerto e anche chi ci verrà a vedere, insomma, lo scoprirà, perché si vede, insomma, che i primi a divertirsi siamo sicuramente noi. Però è anche vero che ci piace fare le cose fatte in maniera, diciamo, professionale, più che altro per un gusto nostro, perché sì, comunque quando riascoltiamo un disco oppure quando vediamo il video ci piace, insomma, vedere un video fatto bene. Questa volta abbiamo fatto questo video anche lì copiando un altro gruppo, questa volta abbiamo copiato i Rancid, che praticamente hanno fatto un video solo per 3 brani, e ci è sembrata un'idea veramente geniale, perché alla fine fare un video costa, farlo girare comunque anche che richiede abbastanza fatica, e quindi abbiamo detto facciamo una volta solo, ne facciamo girare 3 di brani. Abbiamo fatto questa cosa, insomma, ci siamo impegnati abbastanza anche lì, vabbè, una giornata di divertimento puro, e, insomma, è venuto fuori questo. No, effettivamente, come dicevamo, diciamo che il risultato, almeno poi non ho guardato il riscontro sulla rete, sai, le visualizzazioni e quant'altro, perché non ci ho neanche fatto caso, però intanto, anzi, magari ora ci vado a guardare al boom, ho la pagina aperta, ecco, insomma, comunque ho superato le migliaia di mi piace, quindi sì, disco di mi piace, di visualizzazioni, quindi vuol dire che, insomma, l'hanno visto certo, in diversi, e quindi non male, no? Nel senso che comunque ha sicuramente suscitato curiosità, interesse, e poi, insomma, qualcun altro magari avrà iniziato a seguirvi anche da lì. Anche perché chi l'ha visto ci ha detto che parte all'inizio con incredulità perché c'è uno nei commenti che ha scritto no, c'è gente che ho sentito dire ha iniziato a fumare dopo quel video, ha ripreso a bere, c'è uno che, esatto, ha picchiato la moglie dopo quel video, perfetto.
Oh, scherzi a parte, no, comunque veramente adesso non piace tanto tessere le lodi, però è venuto veramente molto molto bene, quindi bravo anche chi appunto ha realizzato il video, al di là delle idee appunto dei tre brani, dei tre per uno, no? Tre certo. brani tutti insieme, che effettivamente dà già un bel andare su un disco da sette brani, poi insomma l'abbiamo fatto fuori metà così, e infatti sparati su, siamo a posto. Esatto. Una cosa che vi volevo chiedere, e da qui mi ricollego appunto a questo video e appunto alle visualizzazioni e quant'altro, una cosa che ormai mi sono abituato a chiedere spessissimo, forse anche troppo, e tant'è vero, credo che al MEI, questo è un meeting delle etichette indipendenti dove siamo stati appunto ospiti, non so se voi conoscete l'evento a Faenza. Sì, ci abbiamo anche suonato nel 2009-2010. Esatto, quindi come vedi, insomma, una cosa che chiedevamo a tutte le persone intervistate, a tutti gli artisti e le band che avevamo la possibilità di intervistare nell'arco di questi due giorni in cui noi siamo stati presenti, era proprio diciamo il rapporto con i social, no? Che ormai è una domanda che sta diventando quasi banale, perché i social tutti, no, sono iscritti per volere o costrizione ai vari Facebook, Twitter, addirittura Instagram, fanno le foto, le postano. E vedete, c'è il mondo. Voi vedo che comunque su Facebook siete ben seguiti, perché direi che abbiate diverse migliaia di like, no? Sì, di seguiti. Sì. Sì, sì, diciamo che vabbè, per noi è uno strumento ovviamente fondamentale, come per tutti gli altri. Come dicevo prima, noi abbiamo fatto parte di gruppi da metà degli anni 90, e quindi all'inizio, cioè quando ripensiamo adesso a come facevamo girare i CD e i concerti prima, ci sembra veramente incredibile, quindi insomma adesso lo prendiamo come uno strumento veramente fantastico per mettersi in contatto e per rimanere in contatto con chi ci segue, e quindi li usiamo nel modo che ci sembra più giusto, che è quello di non stressare la vita alla gente, insomma di non riempire troppo le bacheche, però insomma di far girare le nostre notizie anche lì in maniera molto divertente, insomma di prenderci anche in giro, vedrete anche delle foto anche abbastanza strane, insomma, quindi così è un modo per rimanere in contatto e per far vedere, diciamo, chi siamo più o meno veramente, insomma. Esatto, anche perché probabilmente è anche un modo molto diretto per chi magari non è vicino a voi o comunque non si trova nei pressi, anche sì, se voi comunque ricoprite una bella area, perché vedo che quando andate a suonare vi spostate anche, quindi non è male questa cosa, per chi ha la possibilità di venirvi a trovare, perché per dire, ancora da dove abito non è a due passi, però già il fatto che voi vi avviciniate, no? Più verso la Romagna, l'Emilia, eccetera, questo mi consente appunto di venirvi anche a vedere, quindi questo la dice appunto lunga sui vari eventi dove uno può venire a vedere. E ovviamente sono eventi di che livello, tipo feste di paese o che cosa? Ma normalmente sì, diciamo d'inverno facciamo i locali, d'estate soprattutto feste della birra e feste di paese, a differenza di magari altri. Come? Non immaginavo la festa della birra, non so perché. Vedi. No, però a differenza di altri gruppi che magari fanno quasi solo feste della birra, noi riusciamo a fare anche feste di paese, perché magari ci troviamo a suonare davanti a persone dai 5 ai 95 anni e alla fine comunque vedi che bene o male si divertono tutti, quindi, perché comunque facciamo queste canzoni che anche una persona di 70 anni comunque conosce, e nonostante le facciamo in versione punk, insomma riusciamo a fargliela ricordare, insomma, come piacevole. Poi magari qualcuno ci dice che le stravolgiamo, le peggioriamo, però diciamo che alla fine intanto si è ricordato, è scesa la lacrimuccia e siamo contenti. Sì, sì, no, infatti da questo punto di vista almeno credo che adesso al di là che piaccia meno, però di certo uno vi ricorda. E Priscilla, ti abbiamo lasciato un po' in un angolo questa sera, ma se vuoi tu intervieni pure, perché effettivamente abbiamo preso questo andazzo. Generalmente Giordano è Gianluca quello che parla tanto, ma visto che ormai lui ha un pochino perso per strada tra vari impegni, essendo lui appunto un artista e quant'altro, insomma faccio un po' le sue veci e quindi ho preso anche la sua parlantina. L'importante è non fare le sue feci, comunque, quello è importante. No, però no, diciamo che a quel livello non ci siamo ancora arrivati, ma che speriamo di non lavorarci di meno, perché sennò diventa un problema. Detto questo, intanto davo anche un occhio alla chat per vedere se arriva qualche messaggio, perché
Effettivamente non sarebbe la prima volta che ci dimentichiamo di guardare la chat per eventuali domande o quant'altro. Scusami, tornando invece a noi, una cosa che ti volevo chiedere: abbiamo parlato un pochino dei dischi che avete fatto, come siete come siete arrivati a questo, i video, questa collaborazione con l'Art Lovers Promotion, eccetera. Una cosa che volevo chiedere, insomma, come dicevamo all'inizio, voi insomma non siete proprio dei ragazzotti, dei giovincelli, no. Avete tanti anni, diversi anni di esperienze prima di appunto mettervi insieme con Yui Gomma Gomma. Sì. Tu che cosa, come hai imbracciato la chitarra? Allora, io prima ho imbracciato la batteria in un gruppo che si chiamava Sesto Piano, sempre sì. di qua, insomma, di Osimo, provincia ancora sempre, quindi nel 90. Abbiamo formato quel gruppo, io avevo 15 anni Priscilla, quando tu più o meno iniziavi a leggere e scrivere, probabilmente giusto per darti un'idea, scusami, prego. Ma fortunatamente, tanto che suoniamo, abbiamo cominciato presto, se no sembra che abbiamo 60 anni, però insomma abbiamo cominciato a 15 e sono 20 anni che suoniamo. E io ho cominciato lì con la batteria, prima vabbè, in un altro gruppo suonavo la tastiera, quando avevo 13 anni, insomma era un po' assurda, e, di quelle cose che appunto, come dicevo prima, quando vedi i video li vuoi rivedere, quelli no, quelli li nascondi, li metti via. E poi invece il batterista e l'altro chitarrista, che sono fratelli, tra l'altro avevano un altro gruppo che si chiamava Tranquillanti, e anche loro facevano punk, tutti e due facevano pezzi comunque fatti da noi, sempre stile pop punk. E invece il bassista viene da un mondo completamente opposto, perché ha 5 diplomi di conservatorio, è un insegnante di conservatorio, e quindi viene da, diciamo, dalla musica classica. Però vabbè, c'ha la nostra stessa attitudine al cazzeggio e al divertimento, quindi insomma lo conosciamo sì. da una vita anche lui, e quindi quando si è creata l'occasione è venuto a suonare con noi anche lui. Perfetto. Bella questa cosa. E per quello che riguarda insomma chi vi segue, nel senso che adesso avete avuto modo di conoscere appunto l'Art Lovers Promotion, eccetera, che vi sta seguendo anche la distribuzione dell'album, che cosa fanno? Adesso ci sta aiutando nella parte proprio di ufficio stampa e di booking, sì. quindi anche di organizzazione concerti. Li abbiamo conosciuti da poco, ma ci siamo trovati veramente subito in sintonia con loro, perché ci hanno, ma secondo noi, l'atteggiamento abbastanza giusto, mentre insomma diciamo che questo mondo è un po' pieno di squali, no? Quindi ci sono quelli che ti promettono il mondo, poi magari chiedono anche dei soldi, dei gran soldi, e non fanno niente alla fine. Abbiamo visto purtroppo di cotte e di crude, per fortuna non proprio direttamente, perché comunque avendoci questa esperienza, insomma, ci siamo sempre mossi un po' con cautela e molto da soli. Sì. Però ecco, loro invece ci hanno avuto proprio un approccio, secondo noi, veramente ottimo, e anche per il nostro progetto, che è un progetto che se ti ci appassioni, insomma, riesci a gestirlo in maniera abbastanza tranquilla, senza fare, secondo me, grossi investimenti, anche perché sì. non siamo nemmeno veramente più un gruppo di 15 anni che cerca di avere, no, il progetto della vita. Cioè stiamo bene così, suoniamo, ci divertiamo a suonare, quindi insomma basta che si faccia girare la voce, per noi insomma è già veramente molto, e se lo fai e se lo fai con passione si riescono a ottenere risultati che se no, anche se paghi molti soldi, non riesci a ottenere, insomma, ecco, questo è un po' il concetto. In loro abbiamo visto veramente la passione non so, hanno sposato il progetto, non so neanche se fanno così con tutti oppure se siamo piaciuti particolarmente noi, però insomma abbiamo visto veramente che gli piace il progetto e lo stanno promuovendo nel modo giusto alla fine, perché anche un progetto diciamo che è semplice da promuovere, ma è anche vero che se viene visto in maniera sbagliata, cioè abbiamo avuto una recensione poco tempo fa di chi non capisce magari il lato divertente, no? Quindi percepisce solo che fai cover, percepisce che fai cover, e quindi già lì ti taccia di qualcuno che insomma non fa cultura. In più lo fai punk, quindi ancora peggio, perché dicono punk è un genere, lo fai dove basta che schitarri e stoni, va bene, invece insomma diciamo che il nostro concetto è abbastanza diverso, c'è anche qualcosa di culturale sotto, perché il disco precedente comunque era tutto dagli anni 30 agli anni 40, insomma c'era un recupero proprio delle canzoni, insomma, quindi non è proprio così
così a cultura zero, ecco, diciamo. No, infatti no, è anche bella come cosa, nel senso che poi può darsi che adesso non so, ma perché dal vivo poi sai che è tutta un'altra storia, ma immagino che possa anche venire voglia a chi vi ascolta di andare anche a ripescare questi brani vecchi, no? Sì, di una volta. Infatti anche prima dicevamo, insomma, della Carraca abbiamo preso dei pezzi conosciuti, ma neanche tanto, ce ne sono tre conosciuti, altri quattro invece che ad esempio io non avevo mai sentito finché non mi sono messo lì a cercarli insieme agli altri, perché comunque ci piace anche questa cosa di prendere dei pezzi anche meno conosciuti di artisti famosi e farli conoscere al pubblico di adesso, perché comunque li interpretiamo in un altro modo, e quindi insomma diciamo che è una mission, torno il termine, è una mission ti piace. Che comunque è una cosa che ci piace, no, che va di moda quest'anno, capito, dire mission, lo certo, dicono certo. Tutti anche e allora dico location e mission, no. Sì sì, ma no. No, quest'anno è andato l'anno scorso di moda spending review, mentre quest'anno sentivo che molto voluntary disclosure, una cosa del genere, che poi sarebbe rientro di capitali, ma questa è una roba di economia, io sai che è proprio di economia, quindi da questo punto di vista sono sempre sul pezzo per motivi proprio lavorativi, ma al di là di questo, al di là di queste parole inglese, che poi tutto e niente vogliono dire, perché alla fine non è che la mission, no? La nostra molto... mission è suonare in location interessanti. È bellissimo, questa poi è l'apoteosi, cioè questa è questo piccello con un dito, con questo esatto, altro... anche in periodi di spending review riusciamo a suonare in location interessanti. Vuoi vedere come mette voluntary disclosure, ma questa è un'altra cosa. No, adesso non esageriamo, sono buoni, esatto. Facciamo scherzi a parte, ogni tanto guarda anche l'orario per vedere quando è più o meno il momento giusto di mandare un brano, ma aspettiamo ancora qualche minuto perché sì. Comunque insomma non volevamo mandarne tanti questo, anzi non vogliamo mandarne tanti, anche perché uno non sono i vostri e quindi certo. Non è carinissimo, giusto. Secondo la puntata sono di un'oretta, diciamo che vedo che ha anche preso, no, una certa direzione, abbiamo ridendo e scherzando Giordano ci hai dato tante informazioni al momento su io e Gomma Gomas, quindi, e non solo. Ecco, una cosa che mi piaceva sapere, visto che, come dicevamo all'inizio, so che magari metto il dito nella piaga, ma in realtà è un dato di fatto. Insomma, non sei un ragazzino, però paradossalmente hai... so che lì adesso mi insulteranno. No, comunque, una cosa che sicuramente però... hai, ma perché hai anche tanti anni di esperienza musicale, ecco, e poi giuro che la finisco con lo sapevo. No, partiamo adesso, ti dirò una cosa che ti farà forse piacere. Prima sì. Mi parlavi di cultura, no? Che il vostro penultimo sì. disco appunto andava anche a toccare certi brani, eccetera, eccetera. E, ecco, parlavo di cultura musicale anche uscendo un pochino fuori da io e Gomma Gomas, proprio per quello che puoi avvertire tu come artista. Di cultura musicale un po' sia sul tuo territorio oppure quella che vedi quando fai concerti o anche quella che hai sul quale hai un riscontro sulla rete, cosa ne pensi della cultura musicale dai giovani in avanti, cioè come viene visto la musica e soprattutto se è un mezzo per diventare qualcuno oppure se c'è passione nel farlo oppure non so che altro, perché io non sono un artista quindi molte cose le faccio veramente alla cieca, no? Come in questo certo. caso. Allora, posso fare il solito sermone dell'anzianotto, sì. no? Visto che ormai mi hai dato questo ruolo. No, diciamo, esatto. diciamo che adesso, insomma, noi veramente lo ripeto, quello che insomma, secondo noi è la musica, è la voglia di, non so, di stare insieme, di divertirsi, di far divertire anche. Invece, forse quello che vediamo adesso è un po' più la ricerca, come dicevi tu, del successo. Quindi suonare, perché diciamo che quando avevamo 15 anni noi, ai miei tempi, suonare faceva fico perché stavi sopra un palco, insomma c'avevi la chitarra in mano, diciamo, forse quelli della nostra età volevano fare quello perché insomma era una cosa bella, c'era il tempo insomma dei Nirvana, di cose un po' più... Poi c'erano le ragazzine secondo esatto. me... Esatto. C'è da dire che poi quello che suonava la chitarra era anche, scusami, un po' più sfigato, perché quando eri sulla spiaggia tu suonavi e tutti limonavano. È vero, quello è vero. Esatto. Però dopo buttavi la chitarra in mare e limonavi anche te con 3-4 ragazzi perché ti avevano visto suonare, capito? Quindi... Esatto, quindi il bello è esatto.
No, insomma, adesso invece forse in generale vediamo più un po' l'atteggiamento di chi dice vado, non so, a X Factor, so cantare, mi metto lì e voglio solo fare successo. Però è anche vero che in giro invece quando suoniamo vediamo delle realtà molto più genuine. Quindi insomma non è giusto né generalizzare, è cambiato un po' l'atteggiamento della musica perché comunque è cambiato un po' tutto quello che c'è intorno. Quindi non so, penso anche a come ascolti un disco, cioè comunque adesso che vai, anche io ho l'abbonamento a Spotify, quindi non so, però ti senti 10 singoli di artisti diversi, non c'hai più l'idea del disco intero, per cui che un artista probabilmente ha pensato come disco intero. Quindi c'è proprio una fruizione un po' più veloce della musica e forse è cambiato tutto un po' sotto, ma non è detto che sia peggio. Sì. Però ecco, secondo noi l'importante è comunque lo fai, è che lo fai perché piace a te, non perché devi fare successo, perché non so, tuo padre voleva che facevi l'avvocato, te non c'hai voglia, allora prendi i soldi con la musica, cioè non so come dire, però no, cioè, secondo me si percepisce molto. Noi su 10 band che vediamo, magari 7 sono di quelli che suonano con passione, 2-3 invece si vede che lo fanno un po' così perché boh, forse non sapevano fare altro, oppure vogliono veramente fare successo e c'hanno un po', però l'atteggiamento si vede subito, secondo me. Sì, no, ho capito. Priscilla, scusami, ne approfitto intanto di chiamarti, no, in causa, nel senso che tra i due sei tu l'artista, perché io sai che faccio altro, quindi magari tu in questo ti puoi un pochino ritrovare, no? Tu poi hai la passione, perché sei artista di Isabella Giordano, che Priscilla non suona e canta, tra l'altro pezzi suoi, eccetera. Ma insomma, poi dipinge, scrive, veramente un bordello di cose. Tutto tondo. E questa sera ti abbiamo lasciato un pochino un angolo, ma sai com'è quando ci piace, no? Un pochino conoscere nel dettaglio un artista, che in questo caso è Giordano, che ci ha parlato veramente di io e Gomma Gommas, ma anche di te proprio come persona. Priscilla, volete dire qualcosa a Giordano? No. Cioè, mi hanno detto, guarda, c'è un'intervista in radio, c'è una ragazza simpaticissima con cui parlerai, invece niente, ho parlato sempre con ragazzi, con lui. Vero che Giordano, infatti io sono un bel ragazzo, ma credo che Giordano abbia altri gusti, quindi No, vabbè, mi ritrovo per il fatto che comunque c'è una passione che uno si porta dietro da tantissimi anni. Anche io ho iniziato prestissimo a suonare, a studiare e soprattutto fare i pezzi che fanno loro. Non è semplice, perché per quanto si dia per scontato il fatto che magari, non so, molti non apprezzino il genere punk, perché si dice che basta una chitarra, saperla suonare giusto due accordi, sia una cosa facile. In realtà il punk, secondo me, ha uno spessore molto più grande di quello che si vuol far credere. Soprattutto, secondo me, ci vuole una gran bravura, perché comunque fare dei pezzi che sono molto conosciuti e rivisitarli in chiave anche molto più ironica poi di quello che erano già all'epoca non è una cosa semplice, quindi sicuramente bisogna avere uno spessore non indifferente per poter suonare questo genere, così come anche 2 settimane fa avevamo avuto ospiti pancoscenico, come tu ti ricordi, Luca. Sì. Magari a volte è un genere, il punk, che è un po' preso sotto gamba proprio per questo motivo, magari un po' tra virgolette anche passato di moda. Cioè, sono molto contenta che c'è qualcuno che lo porta ancora avanti come genere, perché secondo me è uno dei pochi generi irriverenti e divertenti anche. E quindi no, sono molto contenta che da 2 settimane a questa parte abbiamo solo ospiti che fanno punk, quindi è vero. Ultimamente abbiamo beccato tra una cosa e l'altra filone punk. No, ma finirà. Finirà. No, quindi dopo oggi basta. La lapidario. Esatto. No, comunque no, al di là di questo, no, è vera questa cosa. Hai detto, vedi che ogni tanto Priscilla salta su, ma dice cose anche esatto, intelligenti. Non pensavo. Ci ho messo 45 minuti, però poi. Secondo me dall'inizio sta lì: cosa posso dire, cosa non posso dire. Sta pensando, ha scritto questa frasetta su un foglio e adesso l'ha ripetuta. Sì, infatti, ha fatto poi questo esattamente.
Senti, parlando invece, insomma, appunto, io, i Gomma Gommas, artisti bravissimi, punk, però alla fine, diciamo la verità, oggigiorno con la musica non è sempre facile, passami la se sono un po' diretto, mangiarci, no? Perché comunque, certo. Come dicevi anche tu, sì. Sì, magari fai anche tante date volendo, però un po' la famiglia, un po' qua, un po' là, dovete per ovvi motivi fare anche dell'altro, se vogliamo. E quindi sì. Tutti voi lavorate, a parte appunto suonare, giusto? Sì, 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 lavoriamo tutti. Suonare è un hobby. È un hobby che però, insomma, scherzando, vi fa fare delle belle date. E la famiglia in questo vi segue? Com'è la storia? Ci seguiva di più prima che nascessero i figli. Seguiva nel senso che veniva con noi e ci appoggiava, adesso un po' meno, però no, vabbè, comunque diciamo che tipo la mia compagna dice che se non suono per un mese vuole farmi suonare perché divento insopportabile, quindi quando Priscilla prima diceva che suonare è un'urgenza che uno c'ha, no? Quindi diciamo che ci appoggiano comunque perché siamo così, cioè quello diciamo che siamo noi quelli, quindi insomma senza di quello saremmo diversi e forse non gli piaceremmo neanche più, quindi insomma ci appoggiano perché comunque alla fine suoniamo abbastanza, però insomma riusciamo a conciliare tutto abbastanza bene. Bene, bene, no, anche perché lì sai, effettivamente sembrano delle banalità quelle che diciamo, ma la cosa bella di fare una chiacchierata, Giordano, come questa, è proprio che qui non è la solita chiacchierata come magari si sente spesso, come abbiamo fatto anche noi poi al meglio a Mantova, dove c'erano degli artisti, 7, 8, 10 minuti di chiacchierata veloce, chi sei, cosa fai, che ci fai qui, no? Certo. I contatti, punto. Battute veloci, qui insomma la tra virgolette fortuna, comunque l'intento anche di questo programma qui su Radio Science è anche questo, nel senso cercare di capire il bello e il brutto, o comunque un po' tutto quello che ruota attorno a una band, un artista, e anche insomma il suo percorso, i sacrifici talvolta che ho dovuto fare e che infatti magari non dico sacrifici andare a suonare, questo no, però magari andare lontani, non lontanissimi, però comunque farvi anche dei bei chilometri tra una cosa e l'altra non è male. Poi è vero che vi capita anche di andare in posti bellissimi, perché poi sì. Dicevi che siete anche in Umbria, quindi magari sei stata tipo Gubbio, Perugia. Sì, sì, suoniamo spesso nelle zone a Montefalco, dove c'è un vino ottimo, tra l'altro. Tra l'altro, esatto. Ma il Sacrantino, no? No, esatto. Sì. Esatto. No, perché ho sentito un attimo di pausa, ho detto, cavolo, ho detto una solita no, gaffa, no. Che faccio. No, infatti, gran vino. Sì, dimmi. No, dico, nel tempo ci abbiamo avuto la fortuna di suonare veramente in tutta Italia, abbiamo fatto anche due concerti in Sicilia, insomma è veramente molto bello poi conoscere le persone, quindi al di là dei posti che alla fine li vedi poco, perché tanto con i tempi, cioè sempre tempi ristretti, quindi arrivi lì quando devi fare il soundcheck e poi vai a cena e suoni. Tra l'altro prima dormivamo anche fuori, adesso torniamo a casa anche se suoniamo a Belluno. Torniamo a casa alle 8 della mattina, ma torniamo, quindi insomma diciamo che i posti sono belli, però è molto più bello veramente conoscere le persone, perché poi chi organizza i festival o concerti di questo tipo, insomma, sono anche lì, vedi veramente la passione vera, perché è veramente dura oggi come oggi organizzare quelle cose senza soldi da parte di nessuno, insomma, quindi è un problema che riscontriamo spesso, infatti non a caso io vedo Priscilla, noi vorremmo e vogliamo anzi e ci stiamo pensando di organizzare proprio un evento, caro Giordano, quindi magari ci diamo questa esclusiva, anche perché se organizziamo un evento poi magari faremo suonare qualcuno e chi lo sa che vi busseremo alla porta chiedendovi se volete venire al nostro evento, magari e quindi diciamo che zitti zitti cerchiamo anche noi, abbiamo buttato lì qualche bozza di idea, chi lo sa che non ci capiti di fare un evento targato a Radio Styles, ma vedremo. Speriamo, anche perché sono diverse cose che vogliamo mettere a punto. Ecco una cosa che tanto bella come questa, insomma, siamo volati 50 minuti, abbiamo parlato di tante cose effettivamente, Giordano, c'è da dire questo, però vedi Saius come zitti zitti qua ci raccontano due o tre cose, il tempo vola, è pazzesca questa cosa, ed è una cosa che insomma esatto, e ci piace molto, anche perché insomma
non so se vi è o vi è, se mi riferisco anche alla band, capitato di fare, come sicuramente vi sarà capitato, una chiacchierata con una radio, un FM o una web radio, però noi cerchiamo, ripeto, nel nostro piccolo di dare sempre un po' di attenzione e spazio. E una cosa che vorrei sapere da te, dico sempre voi perché ovviamente la band, ma puoi darmi del voi, non c'è nessun problema, il plurale maiestati, sentiti libero di darmi del voi. Sì, un po' come se stava in meridione dalle mie parti, no? Con mia nonna e il voi. No, senti, una cosa che vorrei tanto sapere, ma adesso, no, avete comunque un certo background, una certa storia musicale, siamo comunque, anziani. Siete anziani, esatto. Saggi. E siete con questa band, insomma, al quarto album, che come dicevamo, ma era anche un pochino quello della verità, eccetera. Ma dove volete arrivare adesso? Devo rispondere? No, sì, nel senso che partiamo da questo album, cosa vi aspettate, e poi estendiamo anche la cosa proprio a voi, che cosa vorreste fare. No, come hai detto te, insomma, vista la maturità, chiamiamola così se non vogliamo chiamarla anzianità, e adesso quello che vogliamo fare è solo veramente fare ogni tanto dei dischi nuovi, perché comunque quella è una cosa che ci piace fare, ci piace proporre pezzi nuovi, però che fatti anche in maniera funzionale per andare a suonare il più possibile in giro, diciamo che l'obiettivo è quello adesso. Sì. E poi è sempre stato quello, però magari quando avevi 20 anni dici voglio fare voglio vivere di musica, adesso insomma quell'illusione lì ce la siamo un po' tolta, e ci piacerebbe veramente insomma che la gente capisse, insomma, più gente di quella che lo capisce adesso capisse che qual è il nostro progetto e che lo facciamo perché ci piace, insomma, proporre quei brani e farli riscoprire anche ai ragazzi più giovani, e che capiscano che è divertimento e che insomma, ci chiamino a suonare tutto là. L'obiettivo è suonare. Sì, sì, no, infatti è suonare con genuinità, con passione, questo ci piace. Con passione, tempo, esatto, con passione, tutto attaccato. Con passione. Che bello questo. In realtà si parte sempre di ignoranza, a quest'ora ci capita spesso. Questo è il tipico orario in cui io inizio a balbettare, ma è sempre così. Priscilla, come vedi Saius, dopo che l'ho sollecitato sulla Sky, sulla chat interna, esattamente, mandiamo quando Giordano un brano per staccare un attimo, anche Astro. Perché è sicuro, guarda, così la Sky ci chiude proprio i patenti, no, e poi dopo ritorniamo in diretta, dove appunto saremo proprio alle battute finali, perché questa oretta è volata questa sera. Priscilla, cosa ci fa ascoltare Saius? Allora, sempre Lily Wolf con Wasteland. Vai Saius, col brano. Partito! Hai capito perché non parla? Certo. Meglio di no, insomma. Wasteland.
E buonasera e bentornati su www.radioscience.it. Sono le 22:58 minuti e siamo arrivati ai saluti finali, alle ultime battute finali di questa bella puntata in cui abbiamo avuto come ospiti gli Io e i Gomma Gommas. In particolare non abbiamo avuto, diciamo, tutta la band, ma Giordano. E comunque appunto, Priscilla, una cosa che... No, ho iniziato a parlare ma ho staccato il microfono, bella questa cosa, infatti dicevo perché Priscilla non si ferma. No, è una cosa, non so se hai notato Prisci che ha cambiato la foto di Skype, no, volevo solo dirti questa cosa. Tu, ah sì sì, è vero. Non mi spieghi perché quando dai la parola a Priscilla dopo gliela togli? No, mi è venuta in mente questa cosa che ci tenevo perché insomma è questione di vita o di morte. No, solo questo piccolo inciso, adesso ritorno nel mio angolo e torno in castigo, vai Priscilla. Ma tra l'altro non è una foto molto originale, perché anche in quella di prima avevi la birra, questa volta hai proprio il logo. Pubblicità distorta. E l'Heineken Experience ad Amsterdam, tra l'altro, che ho anche su Facebook, dovrei cambiarle perché ormai metto le stesse foto per 6 mesi. Infatti vabbè, adesso la cambierò, scusami Priscilla. Con sostanze alcoliche, ricordiamolo. E niente, volevo chiedere a Giordano appunto se voleva dare qualche contatto di Facebook, YouTube, insomma nome della band, in modo che magari chi volesse ascoltare i vostri brani o comunque avere notizie anche sulle vostre date, sui vostri prossimi live, certo, possa avere modo di informarsi. Quindi non so se volevi dare qualche contatto, ecco. Sì, allora il gruppo si chiama Io e Gomma Gommas, il sito è www.gommagommas.it. attenzione a non andare su siti di aziende che vendono gomme tipo pneumatici. Senti, ho ordinato il disco, mi è arrivato un Michelin. Esatto, ho sbagliato. Pirelli, no? Okay, esatto. No, gommagommas.it, poi Facebook è facebook.com/gommagommas e youtube.com/gommagommas. Diciamo che gommagommas è la parola chiave per trovarci dappertutto. Concerti, abbiamo fatto una bellissima estate con diversi concerti in giro per l'Italia. Adesso è arrivato l'inverno, l'autunno, quindi insomma diciamo che i locali ripartono sempre molto lentamente, quindi metteremo le date sul sito. Adesso ce ne abbiamo due, una in provincia di Pesaro e una in provincia di Ancona. Quindi insomma, comunque seguiteci, perché le aggiorneremo sicuramente a breve, cioè abbiamo delle date in trattativa. Ok, certo. E niente, Luca, volevi aggiungere qualcosa? No, nel senso che sto guardando, come sai, non abbiamo quei tempi stringenti dei grandi network, delle grandi emittenti, però è per questione anche di programmazione normale che cerchiamo sempre di mantenere, no? Un certo, per modo che le puntate non durino mai troppo né troppo poco, insomma. E in questo caso addirittura, come spesso ci capita, la puntata ha sforato ovviamente l'ora, ma noi siamo abituati, Giordano, quindi è un classico, non ti fa problemi. E una cosa è, date la prossima data, quindi, che forse l'avete detta, ma il 6 novembre a Mercatale di Sasso Corvaro, provincia di Pesaro, una festa in piazza. Speriamo che non fa freddo e non piove, però il 6 novembre insomma poi. Esatto. Tanto, mi è venuto in mente il nome di una band. Scusami, mi è venuto in mente il nome di una band marchigiana. Correggimi, sì, se sbaglio, Priscilla. Come cavolo si chiama? Un lapsus. Quei tre pazzi scatenati. Capabro, ok, brava. Tu non conosci Capabro per caso, di quelle parti, no? No. Non hai mai avuto il piacere, buon per te. sono tre pazzi che sono stati anche i nostri ospiti, e no, li salutiamo perché sono veramente tre pazzi, ma in senso buono. Però ogni chiacchierata con loro era un no sense continuo, perché dicevamo, ma anche io come ci mettevo, quasi senza senso. Però era, cioè, poi è andata bene che ero da solo, quindi esatto, non esagerato, però se eravamo tutti era un problema, eh. No, infatti è sempre così, perché l'unione fa la forza, lo so bene. Esatto. Si parte veramente il mondo. La settimana, no, scusa, 2 settimane fa con
in palcoscenico questa band che appunto salutiamo, e lì ogni tanto loro avevano anche la cam, quindi inquadravano l'alcol che avevano a disposizione, ogni tanto lo inquadravano ed era sempre meno, cioè incredibile, così, avevo preso una piega con la puntata, vabbè, ma è sempre così. Questa sera ti hanno lasciato solo, quindi sei dovuto un attimino contenere. Esatto. La prossima volta allora vorrà dire che ci racconterà. A proposito della prossima volta, ci ha fatto veramente piacere questa chiacchierata con te, che insomma rappresenti questa sera, hai rappresentato anzi io e Gomma Gommas, e voi con questo punk particolare per quello che, per le canzoni appunto che fate ascoltare. È stato molto bello sapere come questa vostra passione che ormai coltivate da un po' di tempo sia tutto sommato portando avanti dei bei frutti, perché vi trovate a far date, girare sia su YouTube sia su Facebook, avete un buon numero di video, ci lamentiamo e seguito, quindi diciamo che semmai anche durante i concerti sono convinto che la gente si lascia prendere insomma dal vostro ritmo e dalla vostra carica. Questo ci fa molto piacere, quindi ci fa anche piacere sapere che possiamo anche annoverarvi, ecco, come diceva Gianluca, l'altro conduttore ufficiale tempo fa, annoverarvi come amici di Radio Styles, e quindi insomma, certo, sappiate che qualora faceste, ecco, usiamo dei verbi giusti, magari ogni tanto faceste insomma i prossimi lavori, ci auguriamo che insomma ci darete una voce, ci farete sapere, proprio perché così avremo modo nel nostro piccolo di promuovervi un po'. E basta, dopo voi veniteci a vedere in concerto quando siamo da quelle parti. Certo, esatto, no, certo, volentieri questo. E io ti passo la parola, Giordano, perché visto che ormai siamo i titoli di coda, immagino vorrei salutare qualcuno anche tu, soprattutto la band che si è data per dispersa. Tanto ci stanno ascoltando, quindi non è un problema. No. E ricordiamo Giordano che questa puntata, come tutte le dirette di RadioStyles.it, questa puntata di Provvisionamenti Due Compari Più Uno potrà essere riascoltata tra un paio di giorni circa sul podcast che appunto Styles mette a disposizione sul sito, anche sulla pagina YouTube appunto di RadioStyles, quindi comunque i tuoi altri componenti se vorranno, volenti o nolenti, li costringerò io al prossimo concerto, metto su questo qui e basta, devono sentire questo in radio quando andiamo in macchina per forza. Esatto. Dopo che mi hanno fatto parlare solo a me, almeno che se l'ascoltino, no? Oppure anche ricordiamo, se non vuoi andare a cercare, basta andare sulla pagina Facebook, che apposta, la possono trovare insieme ad altre cose. Scusami, allora, dicevi, qui, salutiamo quindi questi ragazzi. No, salutiamo Belele, Pippo, Ricca, che sono gli altri tre. E niente, veniteci a vedere dal vivo perché sicuramente gli diamo il meglio. E poi intanto se volete, insomma, ascoltateci, ci abbiamo anche i brani su Spotify, su iTunes. Sì. Quindi se siete così masochisti, insomma, ascoltateci. Va bene. Priscilla, se vuoi dire qualcosa anche tu. Niente, che ci rivediamo e ci risentiamo, anzi, prossimo lunedì. E sempre con me. Vi aspettiamo comunque come al solito sempre su www.radiosites.it. guardate gli aggiornamenti che pubblichiamo su Facebook e tutte le interviste a coloro che sono stati intervistati da noi al MEI di Faenza. E niente, passo la parola a Sayuz se riesce ancora a parlare. Cioè, ma non ho capito come se riesce ancora a parlare. C'ho solamente la voce che fa schifo, ma il resto va bene. Beh, come chiudere questa diretta? La voce che fa schifo. È inutile che prendete in giro, hai ricordato cosa essenziale? Mi hai ricordato dell'app, Priscilla? Sì, no, volevo dirlo io alla fine. No, è perché la Priscilla ricordava sempre l'app. Ma io l'ho detto stamattina, l'ho detto all'inizio trasmissione. Io non ho sentito. Ecco, vedi. Priscilla, l'app. Sai come potremmo chiamarla? L'app. Cosa stai ridendo da solo? E è pazzo.
Sai, cioè, prima che mandi la chiusura, stavo dicendo la sigla di chiusura che non abbiamo, quindi non c'è pericolo. Il brano di chiusura, volevo salutare tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato non solo su RadioStyles.it ma anche su altre piattaforme che amplificano la voce di Radio Styles, appunto. E questa sera un pochino mi dispiace che la chat non sia stata attiva come magari le ultime settimane lo era stato per altri motivi, forse perché si era stato più tantam sulle reti, non lo so. Sicuramente però la potete, come dicevamo, riascoltare sul podcast in questi giorni. Ricordiamo quindi, Priscilla, l'app, o l'app, la chiameremo così, l'app di RadioStyles.it, che appunto è scaricabile sia per gli Android, quindi i Samsung vari, e sia per appunto iPhone, Apple e quant'altro. E un'app, ricordiamolo, perché uno poi magari ha delle aspettative, molto basica, perché noi siamo molto semplici, serve solamente ascoltare il brano e sapere cosa stai ascoltando, quindi non c'è niente di e alzare e abbassare il volume, mettere stop, quindi non c'è niente di particolarmente complicato, però vi dà la possibilità, se siete, come diceva prima Giordano, così masochisti, di ascoltare quando siete, di ascoltarci quando siete in giro. Detto questo, grazie Giordano, grazie a voi. Grazie ascoltatori, che peccato che non si siano fatti sentire sulla chat, mannaggia a voi, perché c'era tanto da chiedere. Spero che siamo stati noiosi. No, ma è che ogni tanto ce l'hanno sta cosa, che poi dopo scrivono: ma bella la puntata che avete mandato, no? Per dal podcast. E di che cazzo, potessi dircelo in diretta, vabbè. Mentre grazie a Priscilla questa sera, che sei stata veramente di grande aiuto. Veramente, no, ti sei messa un po'. Era part time oggi. Priscilla era part time. Esatto. Ma soprattutto un ringraziamento a Saius, che appunto rende possibile tutto ciò, con tutti i nostri limiti, come dicevo prima, è del caso, però comunque rende possibile tutto ciò, quindi andare in diretta paradossalmente in tutto il mondo, perché ci potete ascoltare che voi siate in Australia o in Groenlandia e non so che altro. E ricordiamo che, Priscilla, tu potrai confermarlo, a Faenza, di tutti i miei media partner, quindi tutte le altre web radio, caro Giordano, e noi insomma eravamo gli unici che andavamo in onda sia in diretta audio, quindi radio, ma anche TV e anche registrazione per podcast. E quindi insomma questa cosa, insomma, ci hanno scritti molti via mail e quant'altro, proprio perché gli ha fatto molto piacere, questa volta non lo percepisci subito, soprattutto però, sulla web TV, che abbiamo fatto vedere almeno la parte nostra del MEI sulla web TV. Esatto. E nonostante tutti arrivassero con grandi loghi, grandi manifesti, grande cosa, per l'amor del cielo, bravissimi tutti, sia chiaro, però insomma ci fa piacere che sai, nonostante noi lo prendiamo spesso in giro, perché come sai è anzianotto, ogni tanto dimentica le cose, però ogni tanto sbuffa e borbotta, però intanto ha dato e ci dà insomma la possibilità di fare tutto questo, non solo con questa diretta, ma anche con tutti gli altri programmi che girano sul palinsesto di RadioStyles.it. Detto questo, ci aggiorniamo a lunedì prossimo, carissimi. Vi invito a seguirci sempre su Provvisoramente Due Compari Più Uno, che chi lo sa che non rientri anche quel villano di Gianluca. Che dici, Styles? Speriamo, ci tengo moltissimo che rientri. Perfetto, detto questo, grazie ancora cari, ci vediamo e ci sentiamo meglio ancora la settimana prossima, e grazie ancora a io e Gomma Gommas. Ciao, grazie a voi. Ciao a tutti. Priscilla, il brano. Oddio, allora, non lo chiamare. Io lo sapevo che finiva così il finale. Saluti, bene, ci salutiamo. Boh, sembrava che la puntata fosse finita. Scusate, Lily Wolf con Witness. Vai, Sally. Mi stava grattando le ascelle. Sì, partito. È tipo una meteora che fa.